decima mostra internazionale cinematografica di Venezia. Premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il miglior film italiano. Premio internazionale per la regia. Premio internazionale dell'Office Catholique International du Cinéma. Isolata, immensa, selvaggia solitudine. Per chilometri e chilometri non una casa, non un viso, non una fontana. Eppure l'acqua è dovunque, immobile, putrida, limacciosa, sinistro regno della febbre e della morte. Questa terra malvagia, paurosa, dagli alberi nudi e contorti, soltanto 50 anni fa circondava Roma di un deserto d'acqua e di fango. Gente semplice, feroce, superstiziosa l'abitava, unita dalla miseria e dalla fame, dalla lotta contro la malaria e la morte. È la storia di questa gente che questo film racconta. Di questa gente che, non potendo più nulla sperare dagli uomini, domandava a Dio un conforto e un aiuto. State attenti! Per poco non andavate sotto! Che ha quel bambino? Gli sono crepati il girone, signor. Appena puoi, lavagli le piaghe con acqua e sale. Poi passagli i piedi con questo. Grazie, signor. Io aiuti e speriamo di non vederci più. Ne hai un'altra sulla coscienza. Io, dottore. E che colpa mia se sei ammalato? Tu basta che intasto quattrini. Quanto fumo! Lascia entrare un po' d'aria.
Chiudi. Mi sono sempre domandato come fanno a vivere in mezzo a questo fumo. Se aprono, gelano, dottore. O il freddo o il fumo. Dov'è? Là. Io l'ho chiamato, dottor, perché è una settimana che c'ha la febbre. Altro che settimana. Mette febbre in 3 mesi. Con questa milza. Io non ne volevo sapere niente. Fino a 7 giorni fa si lamentava. Faticava come l'altro. Non si lamentava. Faticava come gli altri. Per te, per il tuo padrone. Finché non li vedete stecchiti, stanno tutti bene. Non vi importa se qui c'è la malaria. Tanto per quella basta il medico. E almeno ti chiamassero subito. No, ti chiamano quando non c'è più niente da fare. Cara Tine Frage, non aver paura, vieni qua. Oh, ha capito? Cani calzoni. Se mi tocchi l'accido. Ma santo Dio, è possibile che al giorno d'oggi vi sia ancora della gente come voi? Oi, ma avete stancato tutti! Hai capito? Grandi calzoni! Avanti, dottor, puoi andare, non sta buono. No, dottor, non mi uccidere! Dottor! Mamma mia! Ah, povera gente! Povera gente! Che vita! Beh, speriamo! Speriamo che se la cavi! Ecco il fattore. È arrivato il fattore. E su, alza. Andiamo, su. Che sta scrivendo? Svegliati. Avete preso tutto? Oh! Ehi! Venite subito! Sì! Andiamo, su, presto! Vieni, Angelo! Andiamo via, su! Così sei venuto a cercare lavoro qua? Sicura? Corinaldo, tutti dicevano che qua c'era lavoro. È vera, su? Sì, dalle parti nostre, molta gente sono venuta qui e l'hanno trovata il lavoro. E il suor Antonio, allora, ci ha dato una lettera di raccomandazione per voi. E noi siamo venuti qua. Bravi! Ma perché non siete rimasti dove eravate? Qua ci vogliono braccia robuste e pelle dura. Il contratto nostro era finito. La casa era promessa a un'altra famiglia. E poi quelle che ci davano bastava nemmeno sfamarci. Ci abbiamo un mucchio di figlioli. Li vedo. Le notti sono lunghe pure a Corinaldo, comma? Certo, non abbiamo perduto tempo. Ma sono bravi i figlioli. E lavorano tutti, eh? C'è il grande? Via quanto? Questo è più forte di un uomo fatto. Lo dovreste vedere con la sappa in mano. Poi c'è sta figliola. Questa è meglio della madre. A casa pensa lei a tutto. Noi usciamo la mattina e ritorniamo la sera. È lei che sta attenta a tutto. Pure i ragazzini. Questo mi sa però che deve sapere soltanto aprire la bocca per mangiare. Come quello là. Certo, sono creature. Ma pure lui, piccolo com'è, incomincia a fare qualcosa. State tranquilli che qua bocchi nudole non ce ne sono. Lavoriamo tutti. Lavoriamo tutti. È vero quello che dicono tuo padre e tua madre? Rispondi al fattore. E rispondi al fattore, su!
Andiamo, su, rispondi al fattore. I figli è una gran bella cosa, ma qualche volta te fanno proprio appena. Ormai ci so, e Dio lo benedica. Va, state tranquilla, non si metteranno più a piangere, ho detto i passi solletti. No, adesso no, non c'è nessuno. Non è questo il momento da giocare. Buono, andiamo. È stato allegro, a Conca troveremo da lavorare, ci ha detto il fattore. Ce lo poteva da lui il lavoro. Adesso se il signore non ci aiuta. Ci aiuta, mamma, è l'amico della povera gente, lui. A quell'uomo! Oh. Va bene sta strada per Conca? Sempre dritto, quando arrivate a nessuno, voltate a sinistra. Ci va molto, pare va? Se camminate spetti, fra mezz'ora c'è scaldi. Grazie. Va. A Nettuno c'è il mare come l'Ancona? Sì, c'è. Quando stavamo a Corinaldo non mi ci avete voluto portare a vedere il mare, ma a Nettuno mi ci porterete. Se troviamo da lavorare, il dottor Babetti ci porta. Ci andremo io e te, soli e soli. Come sono contenta di partire, don Giulio. Come fa lei a vivere qui tutto l'anno? In questi posti esecrabili. Ma che fa mio marito? Finiremo per perdere il treno a Nettuno. Riccardo? 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 Vengo. Va bene, ne riparleremo quando tornerò da Roma. Sì, signor Conte. Chapeau! Giappi! Sente, para questi! Giappi! Pala! E me li porti qua? Scusate, signor Conte, questo è mezzo scemo. Riportati dove hai presi! Via! Un momento, che cosa volete? Lavorare. C'è modo di sistemarli? No, signor Conte. Avete sentito? Mi dispiace. Siate buono, signor Conte, dateci da dormire magari per qualche giorno. Finché non troviamo da lavorare in qualche altro posto. Non annoiate il signor Conte, se dovessimo dare retta a tutti quelli che vengono qui, andiamo, via, io non c'ho tempo da perdere. Avete capito? Non c'ho tempo da perdere. Ma che hanno da ridere così? Basta adesso! Basta! Perché ridevate tanto? Per non piangere, signore. Povera gente. Bisogna assolutamente aiutarli, caro. Sì, signor Conte, bisogna aiutarli. Prendili, Riccardo. Sì, cara. Sistemali il meglio possibile. Sì, signor Conte. Mi raccomando, fai quello che dice il signor Conte. Non dubbi, signora Contessa. Grazie, signora. Di che, cara? State tranquilli, avrete del lavoro e una casa. Come sono carini. Tutti vostri? Sì, signora. E tutto quello che ci abbiamo. Sei. E noi nemmeno uno. Non siete contento. Adesso che me ne vado io ci sarà qualcuno che farà compagnia. Io non c'ho bisogno di nessuno. Quando andatene?
T'andrai quando fa comodo a me. Lo dite voi. Dammi i soldi! Ma qui ci manca. Com'è che ci manca? Ah, sì, ti sei ricomprato il giornale, eh? Non ti bastano tutti quelli che c'hai. A Nettuno a vendere la roba ci sono andato io. E non mi volete da niente. O so io quello che te darei a spendere così i soldi. Perché voi non ve li bevete? È proprio vero. Con padre Bono da dare a mangiare 100 figli. E 100 figli un sobboni da dare a mangiare un padre. Ma chi è? Ma tu chi sei? Buongiorno. È molto che sei svegliata? Quando siete venuti? Ieri sera. E chi me ci ha portato? È il fattore. E chi è il fattore? Qui comando io. In casa mia invece voi. Dove sta tu, padre? Che volete mandarci via? Dove sta tuo padre? È andato giù con mamma a fare un giro intorno alla casa. Adesso io faccio fa io un giro di varsere. Non ci mandate via, abbiamo penato tanto per arrivare qua. Voi siete due uomini, non potete badare la casa. Mamma cucina bene. E questi chi sono? Altri fratelli e sorelle mie. Il resto della famiglia, non ci manca nessuno. Non ci mandate via. Ma se tuo padre se lo fa mantenere i figli da me, se sbaglia. Ah, state qua, eh. Buongiorno. Ma che buongiorno, che buongiorno, buongiorno. Le fate un giretto intorno a casa come fossi voi altri padroni. Invece di qui disgraziati che siete. Le piace la stalla, eh? Le tue che ci stanno dentro pure le piacciono. Sono belle, no? Perché non assaggiate il latte che fanno? Le farebbe bene con la fame che ci avete in corpo. Ma perché parlate così se non sapete neppure chi siamo? Io so soltanto che aprite e chiudete senza domandare niente a nessuno. Calmatevi, così non si può ragionare. Qui c'è poco da ragionare, bisogna per andate. Andarcene? Sì, la casa è mia e io invece voglio. Ritornate dove stavate e ringraziate Dio che mi pio pure a calci. A calci, grazie. Buona, buona. E venite qua, non mi avete fatto neanche per bocca. Ha ragione, lasciatelo parlare. E non l'avete fatto parlare. Ah no, ma parla, cacciate. Votate dire che nessuno vuole prendere niente. Noi siamo venuti per lavorare, ci mandate il padrone. Questa casa non è vostra, è del padrone. E come c'è stato voi ci posso stare io. Ha ragione, è tanto grande. Ma che ragione? Ma che te credi? Che io e mio figlio siamo così scemi da lavorare per sfamare tutta la sacra famiglia che te porti appresso? La famiglia mia, fino a goccia, grazie a Dio, l'ho tirata davanti sempre io, con ste mani e con ste braccia. E con quella faccia da morto che c'hai? Qua nemmeno una settimana c'è duri, te lo dico io. Ma non riconosci sti posti? Prima da seminare bisogna far diventare terra quello che acqua e fango. Ma basta una zanzara per farti stendere tutte e due le gambe. Questi sono fatti miei. A voi deve bastare che noi non vogliamo portare via niente e nessuno. E il lavoro non ci ha fatto mai paura. Lavoriamo tutte, anche le donne. Tutti chi? Di ragazzini. Ma dove stanno le donne? Forse per te questa è una donna. Lascia sta mia figlia. Ma forse per te questa è una donna. Ma la vuoi lasciare? Ma che fame? E basta, eh! Poi mi pare che adesso potete fare amicizia. Vi siete pure abbracciati. Andiamo via. Thank you.
portalo tu. Prendi. Sentite che vento. Papà, perché non ci è andato a riparlare col vecchio? Dopo tutto quello che ci ha fatto? C'ha ragione tuo padre, andiamo e spicciati. Non ti perdere in chiacchiere, metti dentro questo. Prima di stasera dobbiamo trovare un'altra casa per andare a dormire. Ma quello non sente nessuno. Date retta a me, è meglio che ve ne andate da qua. Ma dove andiamo? In qualunque posto, ma non restate qua. Io pure me ne vado. È difficile vivere con lui. Ma che pensate a mattina di andare via con sto tempo? Andiamo, levate per il cappotto. E voi posate quella cesta. Abbiamo parlato con lui e c'è modo da mettersi d'accordo. Diteglielo voi, Sor Giovanni. Questi dicono, se il padrone va mandato qui, io non ve posso cacciare. E va bene, però bisogna fare i patti prima. Certo, patti chiari e amicizia lunga, si dice dalle parti mie. Eppure dalle parti nostre. Allora sedetevi e parlate. Domenico, aiutami a levare sta roba da qua. Il Signore ha pensato per noi. È proprio vero, figlia mia. Questo vi aiuterà a mettervi d'accordo. Dove? No, ve lo scolereste tutto, eh? E che sono? Sono appena 2 litri. Ma per stasera vi dovete accontentare un bicchiere. Magari 2, Sor Giovanni. Dunque, andiamo ai fatti. Qui la terra è quella che è. Prima che serva qualche cosa, bisogna consumarsi le braccia. Io me le sono consumate per preparare la mia. E quella è mia. E chi me la tocca? Eppure noi adesso ci consumeremo le braccia per preparare la nostra. Però io ho aperto subito. A un'altra cosa vi avete abituato. Che qua chi comanda sono io. E perché dovete comandare voi? Perché chi c'è il contratto col padrone sono io. Chi c'ha la terra già lavorata sono io. Chi sta qua da tanto tempo sono io. Ma se anche non ci avessi tutte queste belle ragioni, lo dico subito. Sarebbe lo stesso. Bella prepotenza questa. Sarà una prepotenza sulla sposa, ma è così. O prendere o lasciare. Alla vostra salute. Presto andiamo via di qui, è meglio è. Queste sono terre maledette da Dio. E dobbiamo da pagare i 14 lire che ci ha prestato il fattore. Ci vorranno almeno 2 anni, se basta. Se raccolta è buona, in 6 mesi ci si fa. E dove andiamo? Qui il letto un pezzo di pane per noi per i ragazzini ce l'abbiamo. Dove andiamo? Andiamo dove si può respirare senza paura. Maria.
Mi raccomando, non fate tardi. Finite sto pezzetto e veniamo subito a casa. Che sa male. Va bene, mamma. State tranquilla. E non fate tardi. Appena cale il sole, tornate. Va bene, mamma. Ho portato un po' di vino. Vi farà bene. Mi sento meglio. Che prima vi sentivate male? Ma che male, sto benissimo. Lavora che prima di stasera dobbiamo aprire sto pezzetto. Papà, il signore è buono. Non ve può far male. Quello che fa lui è sempre fatto bene, figlia mia. Pure quando succede una disgrazia. Pure allora. O se crede o non si crede il Signore. E noi dobbiamo credere. Se non crediamo in Lui, noi poveretti, a chi dobbiamo credere? Io ci credo. È vero che Lui ci vede sempre. Vede tutto, figlia mia. È per questo che tu non devi fare cose cattive. Io non le faccio. Piuttosto di farle, morirei. Chi è qua? Io ci parlo sempre col Signore. E che gli dici? Signore mio, fa sta bene mio padre e mia madre, i fratelli e le sorelle mie. Dacci da mangiare tutti i giorni e fa mandare con babbo a vedere il mare. E poi gli dico ancora, fa mandare in paradiso. Il paradiso sta in cielo. Ci sono i canti, i fiori, la musica, come in chiesa. Deve essere bello. Per andare in paradiso bisogna essere bravi e pregare. Prega con me. Ave Maria, piena di grazia. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del ventre. Dice il suo nerissimo destino. Vedo sangue, dice la zingarella. Vedo sangue, lascia la pastorella. Ma di quell'amore la meschina ha paura. Alessandro, e lui per mondi si mette a pagare e il cuore piange nella notte scura. Ma il destino di sangue già stava in acquario. Vedete? Questo è disponibile. A voi?
Mi piace. Spero che oggi deve finire. Perché forse non... Lui... Le donne ne fanno paura. Lui le guarda solo in fotografia. Ma la volete finire? E vieni, bello, che mi piace lo stesso. Tremolo le gambe per 10 chili di roba. E se la notte lasciaste in pace vostra moglie e dormiste un po' di più? E finiscila. Ma se non ha nemmeno cominciato? Chiama la fiera, mica il cimitero. Avete proprio ragione, sora Teresa. Oggi bisogna stare allegri. Io me ne vado verso l'Antonio. Così ubriacate subito e non ci pensate più. No, sono un docente. È tempo di bagnarmi le labbra. Di bagnarsi le labbra, E lascialo godere. Io vado a messa. Vieni con me, Maria. Posso andare, papà? Va, figlia mia. E prega pure per me. Io rimango qui a vendere le uova. Grandissimo pubblico, non esitate. Questa donna mi dice la verità. Può essere indovinato immediatamente subito. Il passato, il presente e il futuro. Datevi con la faccia avanti. Questa donna... Che me l'hai iniziata a stava? Torna subito. Coraggio avanti! Non esitate! Qui si dice la verità! In amore! A voi! Cause e imbrogli! Invidia, antipatia! Orna grandi e piccoli! Malafuria e malattie! Fatevi con la faccia avanti! Questa donna valor divina! La misera e divisoria moneta di 5 centesimi! Dico 5 centesimi, vi farà sapere tutto quello che avete bisogno di... Avete visto, sora Teresa? C'è Alessandro! Alessandro, oh, come stai? Noi siamo arrivati proprio in tempo per la messa. C'è pure tuo padre, non ci hai visti? Sì che vuoi visto. E non ci hai chiamato? C'era mio padre, quello se mi vede mi riporta a Cunca. E tu non ci vuoi tornare? No. Ti piace più star qui, eh? Sì, qui c'è l'aria buona. E c'è il mare. Io non l'avevo mai visto, lo sai. Stamattina, è vero, sora Teresa? Quando l'ho visto, stavo sul carretto. Mi sono alzata in piedi e poi con contentezza sono cascata. A momenti rompevo tutta la uova che portavamo a vendere. Quanto è grande il mare. E quanto è bello. È bello come... come il paradiso. Questa per il mare ci fa una malattia. Quanto mi piacerebbe di vederlo da vicino. Ma ci porta. E portacela, oggi pare primavera, proprio una giornata de mare. A noi ci ritrovi qui in piazza. Andiamo su. Quanta schiuma! Da lontano sembrava liscio liscio. Si muove sempre così, avanti e indietro. Magari, quando diventa cattivo e si gonfia fa certe onde più grandi di una casa. Mamma mia! Non aver paura, queste sono onde di tempo buono. È proprio vero quello che dici? Sono marinaio, se non lo so io. È fredda l'acqua? Con tutto sto sole no. Quanto mi piacerebbe di bagnarmi i piedi. Che fai? E se poi diventa cattivo? Oggi non c'è divento. Ma com'è fredda! È il primo momento. Ragione. Posso andare più avanti? Sì, l'acqua è bassa. Prima che non tocchi il fondo devi camminare un pezzo. E poi sto qua io.
sia cattivo! Perché mi guardi così? Vieni. Che c'hai? La febbre. Malaria, eh? Prenditi lì e slacciati. Beh, non hai inteso quello che ti ho detto? Dottor, sono venuto a farmi visita, ma non posso pagare. Ho portato un po' d'ova, se per basta. Ma io t'ho già visto. Sì, quando arrivavo dalle Marche. Ma vedete anche le fasce per il mio fiore, che gli erano crepati i gironi. Beh, basta un po' d'ova, sal dottor. Mettile là. Stenditi e slacciati. Respira a fondo. Febbre vecchia, eh? È un anno. L'ho preso un mese dopo che sono arrivato. Non respirare. Perché non sei venuto prima? Te sto molto male, soprattutto. Sì. Pieno di malaria. Cosa fa allora? Andare all'ospedale, ti farò un biglietto. All'ospedale? Sì, e subito. Non ci potrei andare fra qualche giorno. È il tempo di seminare. Proprio ieri ho finito di lavorare la terra. E se non semino, cosa gli do a mangiare ai figli? E neanche posso pagare il debito che ho col padrone. Sei buono, sor dottor. Ci vado alla fine della settimana. Io mi sento bene. No, subito, subito all'ospedale. Appena uscito di qui. Non posso, non posso. Sei buono, sor dottor. E poi guarda qui. C'è scritto che avrò la fortuna. Che tutto andrà bene. Leggete, voi sapete leggere. Ma tu a chi credi? A questo uomo? Come te lo devo dire, che sei più di là che di qua? Tu hai famiglia. Devi cercare di curarti. Altro che biglietti della fortuna, ci vogliono. Vai. Sì. Questo è bevile tu. Galle, 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 galle
Lo dicevo io che tu incedunavi. Voglio da lavoro, appena posso. Lavora tu, padrone, se io non posso. E io non posso. Come vi sentite, papà? Meglio. Meglio. Con tutte quelle scosse non ce la facevo più. Ci manca molto per arrivare. Poco, un paio di chilometri. Andate a casa. Fatevi da un po' di paglia. E poi tornate qui come voi. Per portarmi a Nettuno all'ospedale. Ma perché non ci siete andato prima all'ospedale? Speravo di farcela. Fino adesso ce l'avevo fatta. E gliela farete anche stavolta. All'ospedale so bravi, vi guariscono subito. Mi raccomando, fate presto. Non ti piglia appena, figlietta mia, sta buona, torniamo subito. Voglio da lavoro, da te m'addosso. Lavoro tu, padrone. Fatevi da parte, figli della decantare, non è il momento. Vi dovreste vergognare. Vi ha guidato tu che questo è ubriaco fradicio. Oh. Perché piangi? Non piango. Perché dovrei piangere? Perché io muoio. No, papà, non dire così. Non dire così. Non dire così. Sì. Io muoio. Lo sento. Qui. Non ci dovete rimanere. Diglielo a tua madre. Diglielo. Qui se muore, povera donna, aiutala, con tutti quei figli, con tutti quei figli. So tanto stanco, quando tornano, avvisami. Che succede? Una vipera. Una vipera? E l'hai ammazzata? No. Ma non lo sai che la devi ammazzare? Perché se tu la ferisci soltanto, quella se vendi che te fa morire. Adesso bisogna che la ritrovi subito. Dove stava? Stava lì. Ma è proprio vero quello che dite? Altro che vero. Da queste parti lo sanno tutti. E da più di 100 anni. Allora adesso se non la ritrovo devo morire. Perché capisci, se tu non ammazzi a lei, è lei che ammazza a te. Oh,
ammazzata da una serpe. Papà, stai bene? Noi sì, e pure mamma. Lei non è potuta venire perché lavora nei campi. Noi fino adesso non ci possiamo lamentare. Il Signore ci aiuta. Tu che stai lassù e che ci può parlare quando ti pare. Ringrazialo per noi. Dio che gli mando tanti bacetti, pure io. Hai sentito, papà? Ti mandano tanti bacetti. Dio ve la vipera. Ah, sì. Oggi una vipera stava per saltare da sei ragazzini. Io ho cercato di ammazzarla, ma non ci sono riuscita. Giuseppe, quel vecchio che c'ha le pecore accanto a noi, dice che dovevo ammazzarla, perché adesso lei, per vendicarsi, me lo fa morire. Diglielo a tutti i santi che può vedere, così mi aiutano. E anche a Gesù, ricordatelo, eh. Oddio, mezzogiorno, andiamo, che è tardi. Su, salutate papà. Arrivederci, papà. Addio, papà. Torniamo presto. Buongiorno. Avete fatto un po' di compagnia a vostro padre? E abbiamo voltato pure i fiori. Bravi, bravi. Senti, figliola, è vero che non hai fatto ancora la comunione? Sì, è vero. Alla tua età, e perché? Perché non c'aveva i soldi per il vestito. Papà vendeva tutte le uova e lo comprava lui. Non le ha vendute, poveretto? Sì, tutte. E perché non ti ha comprato il vestito? Perché è morto. Per il vestito parlerò io al conte, ma il vestito non basta. Devi prepararti per la comunione e la scuola è distante parecchi chilometri da qui e... dovrai uscire di casa prima dell'alba. Io non ho paura. La conosci la strada? No. E come farai? È facile perdersi nella palude. Il Signore vuole che io faccia la comunione. Certo, è cosa santa. E allora mi aiuterà. Posso entrare? Che volete? Ci andate oggi a seminare? No. Se ci andavate vi davo una mano. Aspettate che vi aiuto. Lo sapete che la morte di vostro marito va fatta bene? Vi siete pure ingrassata. Ma la volete finire? Così non si può più continuare. È quello che dico io. L'avete da decidere. Morto un papa se ne fa un altro. Ma quante volte ve lo devo dire? Io non mi risposo. E nemmeno io. La moglie l'ho avuta una e mi è bastata. È morta. E pace all'anima sua. Ma voi mi piacete. A forza da stare vicino al cervello mio, al sangue non è acqua. Quello si infoga. Io sono uomo. Certo, sono più vecchio del vostro marito, però il fusto mio è meglio del suo. Lui ha steso le gambe e io ancora sto qua. Ma non mi vergognate. Io dico sempre quello che penso. Io pure lo faccio. Se un'altra volta vi permettete di parlarmi così, o tocchiamo con dito. Andate, che fa? Lo vedete sto falcetto? Se non la smetteva la povera. Don Giovanni, venite, è tornato vostro figlio. È tornato vostro figlio, non ci è andato incontro? Ma sì, ce vado, ce vado. Però ricordatevi di quello che vi ho detto. Com'è che sei tornato? Ti piaceva tanto di star Nettuno. Ho cambiato idea, perché ti dispiace? No, anzi, sono così contenta che sei venuto. Con tuo padre è così difficile andarci d'accordo. Non gli va mai bene niente. Si lamenta sempre. Adesso che sto qua io, vedrai che non si lamenterà più.
Sai, ti ho portato un regalo da Nettuno. Che mi hai portato? Questo. E che cos'è? È una conchiglia. L'ho presa da uno scoglio, in mezzo al mare. È bella. Se la metti vicino all'orecchio, senti il rumore del mare. Così mi sembra di rivederlo il mare. Me la regali sul serio? Sì, è tua. Grazie. Quanto mi piacerebbe di rivederlo il mare. Ho pregato tanto il Signore che mi faccia tornare a Nettuno. Così lo rivedrei. Ma adesso che non c'è più babbo, chi me ci porta? Te ci porto io. Tu me ci porti? Sì. Il primo giorno che vado a vendere la roba a Nettuno, ti faccio venire con me. E quando ci vai? Presto, presto. Vedrai quanto è bello il mare col tempo buono. L'acqua è calma, è più calda. Ci potrai entrare dentro senza paura. Magari tuo padre fosse buono come te. Oddio, la momenta si brucia! Aiutami a tirarla via dal fuoco! Alzatevi e fatevi il segno della croce. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia. No, così, posa il cucchiaio e farò bene. Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e così sia. Adesso posso mangiare. Ma. Lasciatelo tranquillo, sto ragazzino. Invece di parlare, fatevi il segno della croce pure voi. E domandate perdono a Dio per tutti i peccati che ci avete sulla coscienza. Volentieri, meno che per uno però. Voi sapete quale? Fior di granato, a luce sole rigne, senza canneto, a luce sole donne, senza innamorato. Che porcheria. Sei tu capa? Sì. Se sei buona a fare la pulenta, perché la fai? Dio mio, sono un po' di bruciate, che sarà mai? Giorno state bruciato, l'altra è poco cotta, l'altra non sa niente. Ci vuole un po' di pazienza, sono le prime volte imparerà. E ci sei venuta a tuno per fare avvocata a sta sbuffiosa. Io non posso aspettare che lei impara. Lavoro tutto il giorno e quando è sera voglio mangiare. E voglio mangiare bene! E quando mangio voglio mangiare bene! Sì. Che, forse ve lo volete prendere con questo pupo? Mo c'ho puro torto io. E meglio è meano. Thank you.
Terzo, ricordati di santificare le feste. Terzo, ricordati di santificare le feste. Quarto, onora tuo padre e tua madre. Quarto, onora tuo padre e tua madre. Quinto, non ammazzare. Quinto, non ammazzare. Sesto, non commettere atti impuri. Sesto, non commettere atti impuri. Settimo, non rubare. Settimo, non rubare. Ottavo, non dire falsa testimonianza. Ottavo, non dire falsa testimonianza. Nono, non desiderare la donna d'altri. Nono, non desiderare la donna d'altri. Decimo. Da dove salti fuori tu? Avanti. Vieni, vieni. Ma tu non sei di qui? No, vengo da Campomau. Ah, sì, Don Giulio mi ha parlato di te. Ma perché vieni soltanto adesso? Oggi è la quarta lezione. Come ti chiami? Goretti Maria. Sai leggere? No, signora. Me l'immaginavo. Vieni, vieni. Tu sai il catechismo? Sì, signorina. Allora, dopo la lezione, le leggerai le pagine che io ho spiegato gli altri giorni. Hai capito? Sì, sì. La prossima volta le ripasseremo insieme. Adesso andiamo avanti, che è tardi e io devo andare via. Tre cose sono necessarie per fare la comunione. Primo, essere in grazia di Dio, cioè essere buoni e senza peccato. Il peccato mortale è una disubbedienza alla legge di Dio e in cosa grave fatta con piena avvertenza e deliberato consenso. Che vuol dire deliberato consenso? Vuol dire che tu ci stai, che tu sei d'accordo. Che testa dura! Come te posso far capire? È come se tu rispondi di sì a uno che te lo fa fare una cosa che non piace al Signore. Hai capito? Un po'. Quando qualcuno ti dice quanto mi piaci, quanto sei bella, vuoi venire con me? Insomma, fa lo scemo. Se tu gli rispondi, e vabbè, ci vengo. Questo sarebbe deliberato con sé. Peccato mortale, come ci sta scritto qui. Hai capito? Sì, adesso ho capito. Vieni un altro giorno, che adesso c'ho da fa. Di una cosa. Che mi devi? La vuoi una caramella? Era questo quello che mi dovevi dire? Sì. È buona, sa di menta. Se quando uno si prepara per fare la comunione va a mangiare le cose dolci? No, non lo so. Allora sai che faccio? O me la conservo e poi la domando alla maestra. Maria. Che vuoi? Via.
E col vecchio come va? Un po' meglio. Da quando torna da casa il figlio mi lascia in pace. Ogni tanto si incanta a guardarmi. Ma se lì mi dà fisso. Io ci vo pazienza, se l'assunta mia. Siete una bella donna. Ma avesse servito a qualche cosa sta bellezza. E invece se sapeste, sora Teresa, quanto è dura la vita mia. Adesso sono preoccupata per Maria. Che c'è? Non lo so. Ma è cambiato. E allora, Maria? E allora il signore s'arrabbiò perché tutti erano diventati cattivi. Come voi quando tagliate la coda alle lucertole. E allora? Allora mandò tanta pioggia che tutti morirono. Pure le bambine! Quelle cattive, quelle buone, andarono nella barca di Noè. Una barca grande, grande, grande. Più grande della nostra? Più grande di una casa. Dentro ci stava Noè con tutti i suoi figli e tutti gli animali. Quelle formicole rosse? Quelle no, sono cattive e pizziche, no. Maria! Maria! Che fai? Va a prendere l'acqua! Devo finire a stendere i panni! Lascialo stare per Antonio! Hai inteso? Finisci te a stendere i panni. Andiamo! Fisciate! Corri! È possibile che quando ti dico di fare qualche cosa per di casa te ne stai male? Che ti succede, figlia mia? Bisogna che ti muovi. Invece tu, con tutto quello che c'è da fare qui, stai tutto il giorno a perdere tempo con i ragazzini o attaccate le sottane mie. Andiamo, va a prendere l'acqua. E sbrigati. Come se ci avessi paura di qualcuno. Che ti è successo? Niente. A me invece mi sono successe tante cose. Lo sai che vado a Roma? A servizio da una signora che c'ha un palazzo più grande della chiesa di Nettuno. Mi dispiace tanto, ma domenica comunione non me la posso fare. Non fa la comunione? La signora mi vuole subito. Devo partire domani. La farò a Roma. A Roma ti fanno pure regali. Se la signora mi dice che voglio, gli dico, un fazzoletto di seta, ma di quelli grandi con le rose. Così quando mi metto a Vincenzo me lo metto panda a spasso con lui. E non c'hai paura? Paura di che? Di lui? Sapessi quanto mi piace. L'altro giorno ci siamo pure baciati. Ma lo sai che va all'inferno? All'inferno? Mica è peccato baciarti, che c'è di male? E poi non ci sono i preti, te confessi. Sta retto a me, se non te dai da fa' mica te sposi. Io non mi voglio sposare. Lo dici adesso, aspetta un paio d'anni e poi... Hai sentito? Questo è lui.
Ti mando una cartolina con l'indirizzo, così se va a venire a Roma pure te, me lo fai sapere e te trovo un posto. Da qua te la porto io. No. Perché non vuoi? Senti, via qua. Via qua. Non aver paura, non lo dico a nessuno. Via qua. Questa volta te la sei scampata, ma se lo dici a qualcuno, t'ammazzo. Povera colonna, se fossi mia, alla merca non te ci porterei. Da quanto ti faranno soffrire. Appena al cassa ti do il cielo. Diventata matta a far correre così quella bestia! Che
Che ti è successo? Perché correvi? Ma che c'hai? Niente. E allora perché correvi? Perché? Perché era lei che correva. Le ho detto che appena a casa le avrei dato il fieno e adesso non ce la faccio più a tenerla. Ma se non si muove? Ma tu c'hai qualche cosa? Dillo a me, che ti è successo? Voglio andare a casa. Ma che ti senti male? No, voglio andare a casa, voglio andare a casa. Venite pure voi con me. Con te non ci si capisce mai niente. Andiamo, va. Mettila sul letto. Giornali belli. Ne regali uno. Lascia. La mamma fa una caramella. Chi è la mamma? Maria. Dove sta? Nell'arte. E donna la caramella. L'hai lavata tu sta camicia? Sì. L'hai lavata male, valla a rilavare. Pure te ti ci metti a addormentare sua figliola. E non basta tu padre. E danna la caramella. Ehi, io non tormento nessuno. Dico soltanto che la camicia è lavata male e me la deve rilavare subito. Me la rilavi? Adesso me la deve rilavare. Devi aver pazienza, figlia mia. Fra 3 mesi va a far soldato. Ma che ci avete in corpo te, tuo padre? Il veleno. Sono quasi 2 anni che mi insieme è sempre peggio. Adesso te la prende pure te con Maria. Ma che ti ha fatto sta figliosa? Mi ha lavato male la camicia. E la mia caramella. Fammi vedere come l'ha lavata. A me non mi importa come l'ha lavata. A me mi importa solo di te. Che guarda? Lei come Madonna per te. Per me? La prego che ti aiuti a scacciare via il demonio che c'è addosso. La dovresti invece pregare, che te faccia venire stamma lontano, come se fossi in canaro niente. Ma perché non vuoi? Dopo te lasci in pace. Puoi pregare tutti i santi che ti pare. Che quello che da succede, succede. Se non è oggi, sarà domani. La capanna. A me? C'avete l'occhi neri del Colombo? Voi siete la più bella
di sto mondo. E a me? Possi che faccio 100 anni e io 101. Ma perché io 100 anni e tu 101? Per vedere la morte tua. Quello nemmeno si fa del solletico sotto i piedi, se fa una risata. Pensa sempre. Ma che pensa? Ma non lo sai che chi pensa troppo un vecchio prima? Oh, ecco Maria, quanto è bella! Bisogna essere belle per piacere a Gesù. Che bella corona che c'è in testa! L'ha fatta tua madre? No, gliel'ho fatta io. Sembri proprio una sposa. Dio te benedica, fietta mia. Anna, a diavolo te una parola, no? Anna! Lasciatelo stare, Sor Giovanni. So io che vedo di una cosa a tutte e due. Prima a voi, però. Che vuoi? Se devo domandare perdono a me, se qualche volta per colpa mia avete mangiato male e se qualche altra ho offeso senza volerlo. E anche a te, Alessandro, chiedo perdono. E voi tutti perdonatemi. E di che, anima santa? Di quello che non hai fatto? No, ma aspettiamoci che famo tardi, eh! No, piano piano che c'è quanto per tutti! Marci, voglio vedere, marci, la sola Thank you.
cieca, Dio vi benedica. Aiutate una poverella cieca, aiutate una poverella cieca, Dio vi benedica. Una poverella cieca, aiutate una poverella cieca. Andiamo. Picciato, che questa è l'ora da nata tra alfavini. E l'altro mangerete stasera. Anche pure io. Anche pure io. Sì, tutti. Stasera bisogna aver finito. E copritevi, mica siete solo. Ma leverei pure la pelle, con sto calore che fa. Non ci venite a lavorare oggi? Con voi ci vengo pure morto. Andiamo, spicciatevi. Non ci vieni tu a lavorare? Eh sì, un momento. Faccio la punta a sta forcina e vengo giù subito. Andiamo, su. Tu resta qui, è da stamattina che lavori. Non sono stanca. Ti vuoi ammalare? Resta qui e bada la cupa. Forza, ragazzi. Dorme. E quando si svegli, chi ci sta qua? Non correre, che poi cazzo! Ma tu vieni il cazzo! Ci devi pegargli un pochato oggi. San Camillo ci sta tornato oggi. Dove vai? Fuori la porta, qua si soffoca. Ma lì fa più caldo, c'è il sole, resta qua. No, sto meglio fuori. Vieni, c'è un paio di calzoni che mi devi accomodare. Dove stanno? Sul letto, in camera mia. C'è pure le attrezzi. Vieni, ti faccio vedere dove devi mettere. Ma non posso lasciare la pompa. E vieni, quella può dormire pure senza te. Alessandro! Alessandro! Che vuoi? Gesù, prende il posto di tuo padre, che si sente male. Va bene. Ma ricordate che per stasera devi accomodare i calciuti.
Che c'è? Proprio adesso doveva venire. Quella viene e se ne va quando vuole. Un giorno verrà pure a te, così ce lo saprai. Sente male pure te? Oh. Monta su. Dove vai? Vado un momento a bere, torno subito. Mi raccomando, fa presto. Che è dentro che ti devo parlare? No, parlami qui, è lo stesso. No, quello che ti ha dato in te posso qua, no, moglie. No, lasciami, lasciami. Anna, moglie. Si fa, non lasciami, non fa. Se non vuoi stavolta ti ammazzo. Vuoi? No. Lo dico per l'ultima volta. Sandro!
Cosa va su? Che non è tu? Venite un po' su. Se fate male alla buca. No, ma venite, venite. Dio mio, che sarà successo? Che è successo, mamma? Non lo so. Non lo so, non lo so. Maria Vergine, aiutatemi. Che succede? Che succede? Che figlia mia! Figlia mia! Dove sta? È chiuso in camera sua. Accompagnami, andiamo. Rimanete qui voi. Io sono padre. Ah, tu sei il padre. Bravo. Beh, figliuolo l'hai messo al mondo. Mi che colpa mia? La mamma è morta in un manicomio. E il figlio è impazzito come lei. No, no, rimanete giù voi. Ancora viva? Sì, ma se non fate presto a portarla via. Figlia mia, non puoi bere. Domani. Domani. Apri la finestra. E hai caldo, eh? Voglio sentire i rumori del mare. Domani apro la finestra, così la vedrai. Quando sarò guarita, te lo farai vedere da vicino e tutto un giorno. Sì, Thank you.
sono molto disponibile per quello che è spossante nel cuore, vedo quanto fatica con cui dati ci sono la sua. Ci vedo per il tuo disco. Muore come una santa. Hanno aperto il portone, entrano. Fate piano, sta morendo. Dov'è? Per lui.